Ecco. Buonasera. Come Ciao, Sara. Buonasera. stai? Bene, bene. Qua piove da te? È orrendo il tempo, anche qui sulla capitale, devo dire che abbiamo iniziato a tirare fuori le maniche corte, ma immediatamente ci siamo ravveduti. Mannaggia. Vabbè. Oh, vedo che sta entrando Emiliano. Sì, penso di sì. Dovrebbe essere. Dovrebbe essere tra noi a breve. Allora, deve ricordarsi come chiede a partecipare. Noi lo invitiamo di nuovo. Prima o poi. Eh, Eccolo. eccolo, Aspetta che eccolo. devo girare la telecamera. Ciao ragazzi, Eccoci. ciao. Buonasera, che Buonasera, onore. che onore. Ma Che siamo in piacere. diretta? Sì, siamo già in diretta. Ah, Aspettiamo un po', aspettiamo un attimino di iniziare perché abbiamo un po' di, come dire, aspettiamo un po' di gente che avevamo dato appuntamento a tutti alle 7, quindi aspettiamo, aspettiamo ancora qualche minuto. va bene. Come stai? Come va? Bene, bene, dai, alla fine della giornata, tutto Lunga freschi, giornata. lunga giornata, freschi come rose, come si dice qui a Roma. Voi come state? Esatto, mi diceva che nelle Marche il tempo non è eccelso, ma gli ho detto non è che a Roma va tanto meglio. Abbiamo un po' di rallentamento sulla connessione. Eccoci. Eccoci qua. Ok, ti avevamo un Eccoci attimo qua. perso. Allora. Eccoci. Eccoci. Allora, quindi niente. Che bello. Meraviglia. Mamma mia. Mai visto questo. Mai visto. Alla Stanley Kubrick. Ma che meraviglia. No, e poi notare il fatto che ci sono dei pezzi che sono introvabili, eh? Notare questo piccolo dettaglio, tipo alcuni Geroboam, sono una meraviglia. Vabbè, questo è un, come dire, con dedica, Sara, con dedica. Manca il mazzo di fiori, va bene? Che Oh, dite? grazie. Grazie, grazie. Beh, sono anni e anni di grande partnership, quindi direi che è un po' la sublimazione, ecco, la ciliegina su una torta. Bellissimo, bellissimo. Hai dei pezzi anche molto rari. Sì, qualcosa è rimasto, sì, è vero, è vero. Hai dei pezzi anche Non molto rari. ho messo tutto per non ingolfare l'esposizione, No, altrimenti bellissimo. non c'era luce, ecco. Bellissimo, veramente bello, Emiliano, complimenti, Beh, veramente bello. gli oggetti sono belli, di conseguenza viene bene. Bene. Che dici, Dani? Diamo inizio alle danze? Dai, cominciamo la nostra chiacchierata perché ormai sono riprese ed è bene presentarci. Allora, carissimi amici, siamo ritornati con queste DuPont Live. Abbiamo con noi questa sera, naturalmente, Sara Giordano, che è la brand manager dell'azienda per l'Italia e Malta, e il mitico Emiliano Fingato dell'omonima tabaccheria di Roma, Fingato La Gatta e l'Abano. Ben arrivato, Emiliano. Ben trovati, grazie. Mitico è troppo, arrossisco, eh. Magari ci riescono i capelli, dai, con un po' di emozione. Sì. No, infatti cammino, se come vedete non riesco a stare fermo, non sono abituato alle dirette, quindi cammino, io cammino, non vi disturba, no? Assolutamente. Tranquillo, Emiliano. Guarda, senti, per scaldare un po' un attimo il momento, adesso ti chiederei, come ti voglio fare una prima domanda, un po' anche per rompere il ghiaccio, ormai Fingato è un nome riconosciuto a livello nazionale, Fincato, però non è che nasce oggi, ha una lunga storia.
Com'è andata la fincato? Cioè, come ci sei arrivato? Chi c'è dietro? Partiamo dal 1932 con la zia di mio padre, zia Emilia, che ha rilevato una tabaccheria già, una rivendita già esistente, quindi prese la licenza. E mio padre arrivò a Roma nel 40 e qui siamo alle storie, come dire, italiane, ma ovviamente non solo italiane. Cosa accadde? La zia appunto di mio padre era la sorella da parte di mio nonno, quindi del padre di mio padre, ovviamente, che chiese a mio nonno un figlio perché aveva bisogno di aiuto. Quindi la famiglia di mio padre, che contava 8 maschi, famiglia del Veneto, famiglia povera, poverissima del Veneto, mandò un figlio qui a Roma. E quel figlio era appunto mio padre, Fausto, che a 10 anni, con la famosa valigia di cartone, tanto, oddio, forse no, per molti non è più tanto una realtà, come dire, però noi ne abbiamo sentito sicuramente parlare, effettivamente arrivò con una valigia di cartone e arrivò qui all'età di 10 anni e iniziò a vivere qui, a frequentare la tabaccheria, a studiare. È così, è iniziato tutto così, in questo modo. La tabaccheria aveva sede solo al piano terra, quindi solo il livello strada, quei 25 metri quadri a livello strada, e il primo piano, dove in realtà siamo noi adesso, era occupato dalla sartoria gestita il marito della zia, appunto, Emilia, Carmelo, che faceva il sarto. Questa Ma dimmi te, che una storia! Sì. Incredibile! E poi cos'è successo? Mio padre, tra lavoro, scuola, bravate, pilota, qual era la specialità? Adesso non la ricordo, comunque c'era una specialità, non il rally, comunque amava correre, correva, era indeciso se diventare professionista di questa specialità che adesso non ricordo. Però a un certo punto, messo di fronte alla decisione tra le macchine, le automobili e la tabaccheria, scelse la tabaccheria. Quindi verso i 24-25 anni iniziò effettivamente a dedicarsi a tempo pieno al lavoro qui in tabaccheria. E quindi parliamo dopo gli anni 60. Okay. Tra l'altro. No. Io per esempio sono appassionato dei motori, ho letto molti libri sulla storia, ma in quegli anni era anche un rischio molto più alto rispetto ad adesso correre, quindi sì. Veramente correre contro la morte. Sì, no, effettivamente sì, infatti qualche racconto è da brivido, mi dispiace che non ricordo, c'era una specialità che lui... niente, mi sfugge. Comunque, faremo un'altra live direttamente con Fausto, che dire? Aveva una mini truccata, era questa la sua la macchina con cui correva. La sua specialità. Ed erano, sì, qualche racconto ho detto, è da brivido, insomma. In effetti tuttora, vabbè, adesso no, perché all'età di 82 anni, non, ma fino a 2-3 anni fa, ancora la mano salda al volante, insomma... Ce l'ha. Non mancava. Ce l'ha no, no. Bene. Senti, ma Emiliano, ma da piccola tabaccheria affincato che oggi, quali sono stati i momenti più importanti? Cioè, ci sono stati dei momenti incisivi che hanno dato uno sviluppo, una crescita importante all'attività? Ma sicuramente il contesto storico ha aiutato. Tra mille difficoltà che conosciamo di quell'epoca, gli anni 60 e gli anni 70, insomma... Gli anni di piombo, voglio dire, la storia d'Italia, chiaramente non è questa la sede per parlarne, però sono stati da una parte anni drammatici, ma anche anni molto vitali. Cioè, il famoso boom economico partito senza dubbio prima ha dato slancio a questa attività come a tantissime altre. E quindi sì, l'azienda ne ha senza dubbio approfittato.
Quindi da quando lui ha iniziato a lavorare a tempo pieno, è stato dopo pochi anni ha aperto adesso mi sposto, la sala al primo piano, quindi nel 71 più o meno questa sala, vabbè. Mi sa che lì non prende. Forse non prende, comunque nel Prende di 71, meno, sì, però si è vabbè, vista, si è vista. nel 71 prende, come dire, apre questa sala al primo piano e da lì probabilmente, come dire, c'è una sorta di esplosione, mi viene un termine vulcanico, pensando al fornello della pipa e ai lapilli. E perché? Perché già prima aveva iniziato con la pipa e con tutti gli accessori da fumo ad avere successo e proprio sulle ali di questo successo ha potuto investire e procedere all'ampliamento, al primo ampliamento dell'azienda. Che E quindi meraviglia. dal 71 e per i successivi 30 anni il negozio è stato questo, poi soprattutto anni 80, anni 90, appunto cavalcando l'euforia nel bene e nel male che tutti noi conosciamo, il negozio ha avuto lo sviluppo importante che, insomma, ecco. Bene. Ma un altro piccolo dettaglio. Allora, lì a Roma ci sono centinaia, forse migliaia di tabaccherie. Come ha fatto Pingato a diventare casa dell'Abano? Cioè, non penso che sia facile diventare casa No, dell'Abano. no, ha pagato. Si paga. No, Onesto. no, non è, cioè non è una tangente. Tu vieni selezionato. Allora, diciamola in un modo più, come posso dire, commercialmente avvincente. Essendo lui uno dei maggiori rappresentanti a livello italiano, guarda come suona meglio, Emi, nel settore della del sigaro e della pipa, ma soprattutto del sigaro, a quel punto ha deciso di fare questo ulteriore salto di qualità con una partnership che suona molto meglio con la casa dell'Abano. Ma infatti a me serve l'ufficio stampa, Infatti, te io l'ho detto, sì. prima o poi ti faccio da ufficio stampa, No, io da sicuramente. solo duro poco. Ho bisogno dell'ufficio stampa. No, Ma sì, ci siamo proposti e siamo stati dunque selezionati, questo senza dubbio, nel senso che loro sono venuti qui, si sono resi conto della realtà, hanno preso tutte le informazioni che dovevano, però poi inevitabilmente è un marchio che viene concesso sulla base di un certo, pagamento. è normale, Funziona così, normale. e pagamento di royalties annuali, quindi le due cose vanno di pari passo. D'altronde Cuba è un paese che ha poche risorse e quelle poche che ha giustamente le deve sfruttare bene, e quindi un marchio del genere a livello mondiale è importantissimo, non può essere soprattutto da parte loro regalato. Sì, poi c'è da Quindi dire, Emiliano, se posso permettermi, visto che io certo. ci lavoro, ormai lavoro con il settore tabaccheria da tantissimi anni e con le migliori tabaccherie d'Italia, che effettivamente le tre case dell'Abano che abbiamo in Italia sono tutte e tre molto rappresentative e hanno anche, mi permetto di dire, un parterre di clientela e di affezionati, storici affezionati che inevitabilmente fanno anche la differenza rispetto magari ad altre realtà commerciali. Non sono, devo aggiungere, non sono tutte della stessa tipologia. Naturalmente di tabaccai, come hai detto giustamente te, Daniele, ce ne sono tanti a Roma, però devo dire che veramente l'alto livello, anche a livello proprio di qualità, di professionalità che si può trovare in una realtà importante come quella di Emiliano, ecco, no, non è proprio una cosa che si trova ovunque, come avremo modo poi successivamente di parlare con altre importanti case dell'Abano, però devo dire che sicuramente il lavoro che si fa quotidianamente con Emiliano è un lavoro qualitativo. Non stiamo ecco, a parlare adesso nei dettagli, però devo dire che è un lavoro assolutamente qualitativo. E questo anche grazie
al supporto che tutti i giorni ci dà sul territorio il nostro distributore, che collabora quotidianamente grazie alla figura di Alessandra De Simone, di Luca Cadorin in primis e di Marco Fabbrini che è dietro le quinte e che gestisce tutto questo importante, questa importante armonia. Però devo dire che comunque in tutti i casi l'aiuto e il supporto sul territorio del distributore, con l'aiuto quotidiano di Alessandra e di Luca, devo dire che è quello che poi porta i risultati a casa, perché non c'è niente da fare. Sicuramente il buon prodotto aiuta, DuPont ha tanta storia, un bel prodotto, il bel prodotto aiuta, però dall'altra parte bisogna sicuramente avere un cliente come Emiliano che è in grado di gestire un prodotto importante, è in grado di lavorare edizioni limitate come lui fa in modo eccelso, e soprattutto anche di dare, devo dire, quello che ho trovato negli anni in Emiliano è proprio un contributo creativo. Emiliano, quando prende un prodotto nuovo in mano, non è come la maggior parte dei clienti che dice: ah sì sì, bello, è DuPont, e finisce là. Devo dire, a volte, anche qualche volta, uscendo anche un po' con le ossa rotte dopo gli incontri con Emiliano, però lui fa un'analisi, un'esegesi critica, dettagliata, minuziosa, a volte mi dà anche grandi soddisfazioni perché il brand, grazie al cielo, ce lo consente, ma devo dire che fa uno studio molto analitico del prodotto e mi supporta in questo. Devo dire che tante eccellenti idee che poi sono passate all'azienda, devo riconoscere assolutamente il merito a Fausto e a Emiliano, che effettivamente non si limitano a prendere un prodotto in mano, ma sono in grado di veramente di fare un'analisi critica del prodotto veramente approfondita. Quindi è anche un piacere lavorare con gente così, perché sennò poi... quanta eleganza, Sara, che bello. No, e vabbè, però è vero, è la realtà, è stato fatto. E comunque per chiunque non mi credesse, basta andare a trovarlo e vi tiene quei 35-40 minuti a prodotto e vi racconta tutto lui, non c'è problema. Emiliano, mi volevo un attimo ricollegare alla questione di Ita, che Sara ha tirato fuori poco fa. Allora, lì sul territorio hai, lì vicino casa, Sara, perché è romana, ma... com'è lavorare con Alessandra De Simone, che so, insomma, è una bravissima rappresentante per Ita, e la conosco, lei, soprattutto lo staff, per tutto quello che riguarda il mondo dei sigari. Lì com'è con Alessandra? Quando entra lì, cosa ti propone, cosa ti consiglia, anche magari da fumare? Ma Alessandra, come non voglio, allora, Sara ovviamente è stato il nostro primo riferimento e quindi è inutile parlarne, perché altrimenti non sarebbe lì dove è adesso. Diciamolo che il primo amore non si scorda mai, anzi, quindi la fatica devo parlare. E, no, è tutto perfetto, lei svolge la sua attività in modo impeccabile da tutti i punti di vista, presenza, rapidità, efficienza, conoscenza del prodotto, ma veramente senza dubbio in questo momento in cui poi tra l'altro la figura dell'agente, lo sappiamo, sta facendo una brutta fine, nel senso che pochissimi ormai possono permetterselo o hanno intenzione di permetterselo, invece Ita, DuPont, da questo punto di vista segnano una differenza, perché non c'è nessuno che faccia questo lavoro. Beh, c'è molta vicinanza, devo dire, al cliente, almeno proviamo, questo è l'intento. Sì, è importante avere un riferimento professionale, competente, attento, disposto, come effettivamente accade, a fare il massimo per aiutarci. È molto importante che ci sia una figura, una persona, cioè, la parola è questa, una persona, perché quello che sta spesso mancando è la persona. E Alessandra, devo dire, presente in ogni momento, fuori orario di lavoro, ci segue nel miglior modo possibile. No, solo che complimenti, davvero, scelta migliore non poteva essere fatta. Bene, sono contenta, dai. Ma tra i due personaggi, perché so che il tuo salotto è stato un passato frequentato. Brutta parola, salotto a Roma, Perché sono entrati anche personaggi di un certo spessore. C'è qualche aneddoto magari che ti può raccontare su, magari, non so, su qualche VIP politico, qualche sportivo che magari entra, ti chiede da fumare, ti chiede di DuPont, magari qualcosa anche legato al marchio DuPont? Sì, allora qui
No, racconterò solo di non me ne voglia Dupont, non me ne voglia Ita, nessuno, perché la discrezione a mio avviso è tutto, nel senso che poi Ovvio, senza, è ovvio. poi ultimamente senza consenso, senza, quindi io Senza fare. inevitabilmente Ma mi farei dici. pubblicità, quindi nomi, come dire, contemporanei no, non li dirò. No, mi viene in mente il presidente Pertini, che comunque, a parte i giovanissimi che forse giustamente possono non conoscere o non ricordare, noi sicuramente ricordiamo, nella nostra memoria è presente. Ecco, non posso citare purtroppo un aneddoto riguardante la ditta Dupont, ma non ce ne sarebbe, comunque una parentesi, non ce n'è bisogno, nel senso che Dupont era, ma è tuttora, al presente arrivo in un attimo. Comunque era l'accendino, come dire, più acquistato, il best-seller dell'epoca. Adesso i tempi sono un po' cambiati, però si acquistavano accendini Dupont come adesso si acquistano i cellulari. Quindi tutti avevano un accendino Dupont, tutti, no, oddio, tutti, no, sono ingiusto, insomma, bisognava poterselo permettere, però era senza dubbio l'accendino più venduto, almeno qui da noi, ma immagino non solo qui da noi. Era proprio uno status symbol, era Era diventato proprio uno status esattamente symbol e lo è sì, tutt'oggi, diciamo. anche quello, però nella versione anche, come dire, un po' più, non dico seria, però lo status symbol e non solo, cioè all'epoca si tendeva a comprare qualcosa anche perché funzionava, cioè bello, importante, prezioso, ma anche perché buono, cioè il prodotto doveva durare e questo Dupont lo offriva e lo offre tuttora. Quindi arrivando al presente, adesso sul mercato, almeno per quello che è il mercato italiano, ma non solo italiano, però io mi limito a quello italiano, Dupont resta effettivamente l'unico accendino di un certo livello ad essere presente e a poter garantire determinate caratteristiche come la qualità, come la bellezza, insomma, non c'è concorrenza possibile al momento. Ecco, questo va detto chiaramente. Quindi vado all'aneddoto. Mi viene in mente il presidente Pertini, perché cito lui? Perché comunque è quello che viene sempre raccontato nelle interviste che ci fanno. Quindi non faccio torto a nessuno, tratto lo stesso argomento fino alla nausea. Quindi sì. Lui frequentava il nostro negozio, quindi sì, una volta si è addirittura addormentato sulla poltrona, però la cosa più bella è che vendeva, nel nostro negozio vendeva, cioè si metteva qui al primo piano a fianco a mio padre a vendere pipe Spettacolo. e ricordo l'aneddoto perché questo è stato, vabbè, insomma, più divertente. Una signora che acquistò una pipa venduta da lui, poi probabilmente confezionata da mio padre, adesso i dettagli non li ricordo, e non si accorse che era lui. E quindi poi scese giù, pagò e se ne andò. Dopo un po' tornò e lui se n'era già andato dicendo, salì su da mio padre e disse, ma mi scusi, ma era il presidente? Dice, sì, era lui. Questo è Scioccata, l'aneddoto. che spettacolo! Sì, No, incredibile, incredibile. Senti, ma invece oggi i clienti tipo Dupont, cioè entra magari chi vuole l'accendino per sé o magari da regalo, oppure cerca anche accendini Dupont di produzione regolare oppure va a cercare più produzione limitata e curata. Com'è un po' oggi il mercato? Tutto, nel senso, come dicevo, Dupont al momento è sul mercato l'unica ditta che può coprire ogni aspetto. Quindi dall'accendino, conosciamo le linee mini jet, maxi jet, mega jet, quindi gli accendini a fiamma rigida per il fumatore di sigaro che cerca anche il DeFi Extreme, ovviamente, che cerca un prodotto più tecnico. Ma anche per la regalistica o per la collezione, tutto, nel senso è in grado di coprire qualunque tipo di richiesta, quindi dalla più tecnica, tra virgolette semplice, usiamo questo termine un po' vago, fino alla ricerca di
alla richiesta di un prodotto prezioso come un'edizione limitata oppure un oggetto importante per un regalo appunto significativo, qualunque esso possa essere. Quindi, come dire, copre qualsiasi... Scusami Emiliano, ti ho interrotto, perdonami. No, volevo solo aggiungere, scusami se mi sono permessa, che a differenza del passato dove l'accendino Dupont aveva la particolarità di essere un accendino solo per coloro i quali avevano anche grandi possibilità economiche, quindi si collocava proprio concettualmente in una fascia prezzo inaccessibile per molte persone, era sicuramente, come dice Emiliano, in mano a tutti quelli che avevano un certo tipo di possibilità. Invece devo dire che oggi, con la politica degli ultimi 20 anni del brand, siamo riusciti con l'aiuto e con l'arrivo di tutti i jet flame, e quindi le fiamme piezoelettriche, ad avvicinarci anche alla clientela più giovane. Uno, per motivi, come ci ha fatto brillantemente vedere Emiliano pochi minuti fa, per motivi proprio di design, perché Dupont oggi è colore, accendini tematici, siamo diciamo presenti con prodotti assolutamente accessibili a qualsiasi tipo di clientela. Quindi devo dire che chiunque può avvicinarsi e accostarsi a questo tipo di prodotto, senza però dimenticare le nostre origini, quindi senza dimenticare il fatto che nel nostro DNA c'è comunque il monoblocco in ottone per gli accendini tradizionali, c'è il cling che ci caratterizza. Si parla tanto del famoso cling. Legato al, per esempio, al rumore, al suono che si faceva, esatto, che si faceva, si sentiva al cinema, quando nel buio del cinema, all'epoca in cui ancora si fumava al cinema, si aprivano gli accendini, si accendevano gli accendini di Dupont ed effettivamente si poteva a quel punto fare la propria fumata, però era identificativo proprio di uno status il fatto che si sentissero questi cling, l'accensione di questi accendini a pietrina, che effettivamente sono sempre stati icona di un certo tipo di clientela, quindi bello. Bello. Nel frattempo ci manda i saluti un tuo collega Emiliano, Fabio Ventura, il baffo. Ciao Fabio. Ah, bene, bene. Ciao Fabio. Io vorrei aggiungere una cosa, vorrei raccontare, visto che ho l'opportunità, Dani, approfitto. No, io te l'avrei chiesto a breve. Perché... Hai visto che ti ho anticipato. No, allora io vorrei... Collegamento con Fausto. adesso finalmente l'anno commerciale è iniziato, quindi tutti i tabù che c'avevo prima adesso non ci sono più e posso diciamo raccontare una cosa che secondo me è molto bella e che moltissimi, anche tabaccai, ancora non conoscono, perché abbiamo iniziato adesso, i primi di aprile, il nostro anno, e quindi ancora molti non sono a conoscenza di questo prodotto. Dupont ha dato vita, ispirandosi proprio all'accendino tradizionale, quindi al classico linea 2, al classico iconico linea 2 laccato piuttosto che punta diamante, ha dato vita per la prima volta a un accendino piezoelettrico, quindi comunque con una bella fiamma rigida, antivento, piatta, quindi adatta sicuramente a delle belle fumate di sigaro e anche a chi ama fumare la sigaretta, ad un accendino che avrà in tutto e per tutto il design di un linea 2, ma dall'altra parte avrà la peculiarità di essere un piezoelettrico. Quindi la cosa molto divertente è che c'è stata anche un'attenzione, questo mi piace molto, anche al mondo femminile in questa scelta, perché abbiamo tante referenze, tanti nuovi prodotti per l'uomo, ma c'è anche tanto colore, tanti colori pastello che quest'anno vanno di gran moda per le donne, e quindi devo dire che sarà una bella introduzione, anche perché rende accessibile un prodotto iconico che comunque in questo modo abbraccia una nuova fascia di clientela, quindi che dire, una buona fumata agli uomini, ma anche a qualche donna che a questo punto finalmente avrà un suo accendino color corallo o turchese, ecco. E quando arriva in tabaccheria, quando devo trovarli in Emiliano?
Beh, li avremo in tabaccheria, diciamo, orientativamente intorno a metà anno fiscale, quindi fra qualche mese, e avremo la conclusione di queste uscite a dicembre con l'ultimo nato, che è un accendino, tra le altre cose, divertente perché sarà molto versatile per la forma che avrà, perché si presta per fare da accendino da tavolo, nel contempo da accendino candela, può essere una buona idea regalo per uomini e donne, da borsello, da pochette, quindi è veramente un prodotto trasversale. Quindi l'ultimo della famiglia sarà il Twiggy, ma nel mentre avremo anche lo Slimmy e il Big D che ci aspettano. Bene. Bene, E sono l'altro Lemano curioso. che noi arrivava, se ce lo puoi ricordare, scusami. la linea Lehmann, quando è che arriva? Avevamo già Invece parlato. la linea Le Mans, proprio per parlare di corse, quindi Fausto se ne innamorerà probabilmente, il signor Sì. Ficcato se ne innamorerà, invece la linea Le Mans ci accompagnerà nei mesi di luglio, agosto e settembre, e qua c'è da aggiungere una cosa, che Dupont quest'anno sarà sponsor della 24 ore di Le Mans. È una cosa molto bella perché ci sono solo brand di altissimo lignaggio presenti, quindi saremo a fianco a brand molto importanti del settore del lusso e della moda, e faremo una linea molto completa che partirà da prodotti di estrema importanza come le edizioni limitate, per arrivare poi a prodotti molto più accessibili come il mondo dei Jet Flame. Quindi devo aggiungere che è stata una gran bella idea perché ci avviciniamo sempre di più anche a una clientela giovane, cosa che Dupont fa da anni. E ribadisco, realtà come quella di Emiliano sono molto, molto trasversali poi nella scelta di prodotto, quindi è possibile trovare veramente prodotti un po' per tutte le tasche, un po' per tutte le necessità, perché non dimentichiamoci che gli accendini non sono tutti uguali, quindi ascoltate, andate da professionisti, dai nostri rivenditori, perché loro sapranno consigliarvi veramente in che direzione andare e vi sapranno dire, a seconda di quello che fumate, di come lo fumate, con che frequenza, che cosa è meglio effettivamente acquistare. Quindi è Giusto. importante. Ma Emiliano, a tuo parere personale, proprio molto, qual è la linea che ti piace di più di Dupont? È quella che ho fatto vedere prima, adesso mi ha sì, questa nuova linea che permette finalmente di sentire di nuovo il cling. Sì, il perfect cling dei linea 2, dei nuovi linea 2. Esattamente, sì. Sì. Questa per quanto mi riguarda, chiedo scusa, per quanto mi riguarda è il prodotto più bello che realizzano. Poi è una questione di gusti, loro inevitabilmente realizzano anche prodotti più preziosi, più importanti, più costosi, però questa per la compattezza, il peso, è la mia preferita. Più Sì, poi minimale rispetto ad altre linee, però effettivamente mi ricorda. Vabbè, diciamo che essendo cresciuto qui dentro, la mia memoria inevitabilmente gioca dei brutti scherzi, perché a volte non dico che si tende a essere conservatori, però avendo vissuto i linea 1, chiedo scusa, anche prima dei linea 2, inevitabilmente questo è l'accendino che me lo ricorda di più. E sì, insomma, mi ha è colpito vero. e lo trovo sì, il più bello, quello che Sì, preferisco. poi ha ragione Emiliano, ha un'altra caratteristica molto bella che precedentemente in linea 2 era già dotato di cling, ma il passo ulteriore di qualità che ha fatto l'azienda negli ultimi anni è l'introduzione proprio del perfect cling, che è questo eccezionale suono che esce dall'accendino una volta aperto, che vede addirittura, e se non l'avessi vista con i miei occhi, vi dico la verità, non ci avrei creduto perché è eccezionale come cosa, c'è cioè in azienda, in fabbrica, una signora che testa i cling, quindi ne sente la sonorità e accorda come uno strumento musicale i nostri accendini con uno speciale strumento ad hoc, proprio per creare il suono perfetto, quello che deve produrre questa tipologia di prodotto. Quindi è
c'è sempre qualcosa di romantico, come dice Emiliano, c'è tanta storia. Per esempio, un'altra curiosità, e poi giuro, non parlo più, e l'altra curiosità è legata per esempio al fatto che quasi nessuno sa che sotto al rotore dei nostri accendini classici, tipo in linea 2, c'è la firma dell'artigiano che ne ha effettuato la pulizia finale. E c'è una firma che è fatta a mano, sono le iniziali incise a mano.